Allora, innanzitutto credo che sia utile dire che questo tipo di laboratorio che interessa diverse scuole e diverse discipline, che ha coordinato Andrea Benassi, un po', che ha inventato questo tipo di sperimentazione che noi abbiamo sviluppato, è un tipo di lavoro interessantissimo e sviluppabile per attività come sono quelle di eTwinnings, Erasmus. Quindi, ecco, io suggerisco a chi stesse in questo tipo di esperienze di provarci. All'inizio avete visto il tempio sviluppato dalla scuola di Maria Messere con il fantastico Michelangelo Tricarico, che è uno studente bravissimo, e poi a un certo punto ci siamo accorti che però, sempre nella logica di sviluppare un libro 3D in cui ci fossero sia smontati e rimontati i contenuti delle discipline rielaborati dagli studenti, che siamo accorti che era utile aggiungere un pezzo. Il pezzo da aggiungere è quello del mettere in mostra il processo, perché è bello il prodotto, a volte quando ci sono studenti bravi il prodotto finale è fantastico. Però per noi insegnanti conta tantissimo il processo didattico e la documentazione del processo didattico che abbiamo messo in campo, abbiamo messo in atto. E allora ci siamo inventati, perché questo è possibile nel mondo virtuale, ci siamo inventati quello che in arte si chiama museo dell'opera, il museo del cantiere didattico. E quindi abbiamo realizzato, nel caso specifico, anche su indicazione di Andrea, siamo arrivati a ricostruire una Leopolda virtuale, e nella Leopolda virtuale abbiamo inserito gli spazi a disposizione per le scuole, per gli studenti e per gli insegnanti, dove mettere cosa? I pezzi in lavorazione, i contenuti, i libri, i riferimenti al cloud, i documenti prodotti, tutto, in modo tale che visitando il museo del cantiere didattico si possa ricostruire per i nostri studenti, ma anche per altri studenti, il processo messo in campo. Ecco, questo ad esempio è il collegamento allo scaffale digitale dedicato a Virtual Selinunte, aperto in Google Books, in Google Libri. Prima si vedeva il cloud che abbiamo utilizzato, condiviso in OneDrive di Microsoft, insomma gli spazi cloud dove abbiamo inserito documenti o dove erano i documenti che ci servivano. Quindi tutto in questa scatola virtuale, che è il Museo dell'Opera Didattica.